questa prima tappa in Sardegna dei dialoghi sul piano nazionale di riprese e resilienza, un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio per andare sul territorio e confrontarsi con chi poi il piano deve portarlo a termine e realizzarlo. Questo è il ventiduesimo incontro che facciamo, abbiamo iniziato a metà novembre da Bari e come in una sorta di giro d'Italia ciclistico abbiamo, stiamo completando il giro di tutte le regioni. E il PNRR è lo strumento che l'Europa si è data per rispondere alla grave crisi dovuta alla pandemia e ora la sua piena attuazione però è diventata... Si può definire la bussola per affrontare un'altra un e forse ancora più grave crisi economica che si sta affacciando, che è quella dovuta alla crisi ucraina. Per cui, insomma, eh, il, la nostra idea di eh, continuare a proporre questi incontri è soprattutto dovuta a questo, perché il PNRR è davvero lo strumento decisivo per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Sono con noi sul palco il sindaco di Cagliari, che ringrazio per l'ospitalità, Paolo Truzzu il presidente della Regione Sardegna Cristian Solinas, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e Alessandro Aresu, consigliere del presidente del Consiglio. Questi è i dialoghi che organizziamo e che portiamo sul territorio hanno una particolarità, nel senso che vogliono essere il più interattivi possibile, possibile col pubblico che ci è presente in sala e che ci sta seguendo via streaming. All'ingresso vi dovrebbero aver consegnato un fogliettino con un QR code che se lo inquadrate col vostro telefonino vi permette di eh, rispondere ad alcuni brevi sondaggi e, e poi a porre domande al, ai, nostri, ai nostri relatori e a votare le domande che, che vi sembrano più, più importanti. Poi le domande nella seconda parte dell'incontro che, ehm, che gestirà eh, la collega che conoscete benissimo, Irvede Secchi. E, e quindi insomma, vi, vi invito a, a usare questa applicazione. Adesso però entriamo nel, nel vivo del dibattito e cedo la parola al sindaco. Eh, il presidente Draghi dice spesso, ripete spesso, che il PNRR è un piano che, che viene realizzato dal basso. Quindi sono le città, i comuni che sono in prima fila a, a, a dover portare a termine i progetti. Lei come si immagina la Cagliari del fine 2026 quando questo piano sarà portato a termine? Beh, io mi immagino una Cagliari più verde, con una dotazione di infrastrutture decisamente migliore e che sia anche riuscita in qualche modo a colmare alcune dei gap sociali che oggi abbiamo. E ovviamente approfitto anche del, dell'occasione per salutare tutti i presenti in sala e dare il, il benvenuto. Abbiamo utilizzato delle immagini e delle, e delle slide che ci aiuteranno, mi aiuteranno nel eh, percorso, diciamo, raccontare quello che poi abbiamo fatto oh, come città metropolitana e come comune di Cagliari sul, uh, sul piano nazionale di ripresa eh, e resilienza. Uh, non, diciamo, vado a elencare inizialmente quelle che erano gli obiettivi, le cinque missioni che il piano nazionale si era posto come obiettivo. Uh, facendo una prima considerazione, l'attività che abbiamo fatto sia come città metropolitana che come comune di Cagliari è quella di uh, creare la pianificazione in virtù e in funzione del piano nazionale di, di ripartenza e resilienza, questo ci ha, permetto, ci ha permesso sia con la pianificazione del comune sia con il piano strategico della città metropolitana di lavorare su alcuni temi che sono emersi come temi strategici dal basso, perché poi è un lavoro che è stato fatto con le associazioni di categoria, con i sindacati, con uh, gli operatori del terzo settore, con tutto il mondo delle, delle istituzioni e i temi che più hanno visto il consenso sono stati quelli delle infrastrutture per una mobilità sostenibile, della uh, rivoluzione verde per tra la transizione ecologica e, e, e poi quello di uh, promozione delle... Eh, delle capacità produttive locali, in particolare quelle legate alla filiera agricola ed enogastronomica, tant'è che le tre linee di intervento del piano strategico della città metropolitana sono quelle proprio sulla mobilità, quelle dell'anello sostenibile che poi racconteremo e eh, in ultimo quello della smart food. Eh, le risorse, eh, quelle della Regione, poi penso che ne parlerà ovviamente il Presidente, le risorse sulla città metropolitana che oggi siamo riusciti già a intercettare sono Pare a 430 milioni, 330 per il Comune di Cagliari, a queste poi mancano quelle dei bandi diciamo, che escono ormai quasi, eh, quasi quotidianamente. Quindi parliamo di un, uh, come dire, un portafoglio di quasi 800 milioni e andiamo a verificare poi le, eh, i temi principali su cui abbiamo lavorato. Uno, come dicevo prima, era quello legato alla mobilità, alle infrastrutture diciamo, della mobilità e 2 milioni e mezzo sia Comune di Cagliari che città metropolitana per eh, rinnovare il sistema di mobilità, la cosiddetta mobility as a service, quindi per cercare di fare in modo che eh, la si intenda sempre più come servizio alla mobilità e non solo come, eh, come infrastruttura. Sulla rivoluzione verde e la transizione ecologica, Uh, ci sono alcune cifre importanti, 108 milioni per uh, il rinnovo delle, delle flotte degli autobus eh, e dei treni verdi, eh, in questo caso sono concentrate sull'azienda dei trasporti del comune di Cagliari e eh, della città metropolitana, il CTM che permetterà di rinnovare quasi metà della flotta degli, eh, degli autobus. E a questo si aggiungono quasi 10 milioni di euro per la riforestazione urbana, con alcuni interventi che sono già iniziati e altri che invece hanno visto in, questi, in queste ultime settimane i comuni della città metropolitana concorrere per presentare un progetto che prevede sostanzialmente di ripiantumare 280 ettari del territorio della città metropolitana. Uh, Vado avanti ancora: altre infrastrutture per la mobilità uh, sostenibile. Un grande sforzo è stato fatto sul uh, il sistema dell'autorità portuale, c'è cioè anche il presidente Massimo De Che saluto e ringrazio per uh, la presenza. Con una serie di investimenti che, da un lato, hanno riguardato ovviamente il, uh, la sistemazione, la nuova sistemazione del porto, e, e una serie di risorse che invece vanno a lavorare sulle banchine elettriche, quindi un uh, sistema di porto ovviamente ampiamente sostenibile che permetta alle navi di, non, di entrare in porto senza ovviamente emettere emissioni. Uh, C'è anche una parte importante sulla DRFI, quindi sulle stazioni e le reti ferroviarie. In particolare eh, sono state rifatte eh, eh, le risorse sono per la stazione di Cagliari e per la stazione di Decimo Manno e per il raddoppio della linea a Decimo Manno vela Massargia che Occupa parte della città metropolitana e poi ovviamente si estende anche sulla provincia del, eh, del Sulcis. Ancora istruzione e ricerca. e In questo caso eh, le risorse eh, sono legate soprattutto alla città metropolitana che ha avuto quasi 11 milioni per eh, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle, delle scuole, a cui si aggiungono 2 milioni per il Comune di Cagliari e un milione e mezzo sempre per il Comune di Cagliari per per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e poi i 5 milioni che invece ha l'università con il rettore qui presente il professor Mola per i dottorati di ricerca innovativi per la pubblica amministrazione proseguo ancora non so se ci assiste la parte degli interventi invece che riguarda la città metropolitana, i piani integrati urbani, questo è stato un intervento particolarmente importante, la città metropolitana ha recuperato circa 105 milioni, 41 sono per Cagliari, il ragionamento che è stato fatto è quello che dicevo prima, seguire le linee di indirizzo del piano strategico, quindi anello sostenibile, creazione di un sistema di parchi che metta in connessione tutti i comuni della città città metropolitana, valorizzazione dei mercati come luogo uh, dove possono essere ovviamente trovare un mercato le merci del uh, settore agroalimentare che nota una, denota una grande tradizione nel nostro, nel nostro territorio e eh, percorso verde con la valorizzazione anche eh, dei canali navigabili all'interno ovviamente della, uh, della città di Cagliari. Abbiamo poi altri 20 milioni per la rigenerazione urbana legata al quartiere di Sant'Elia con l'obiettivo di farlo diventare lo spazio, eh, il quartiere di intrattenimento sportivo e culturale della città e 15 milioni sugli uh, interventi per gli impianti sportivi e l'inclusione sociale, eh, legati in particolare agli interventi eh, sul uh, bando ultimo che ha fatto uh, il, uh, il sottosegretario Vezzali. Eh, ancora ultimi sempre su inclusione e coesione sono le risorse che abbiamo invece voluto programmare sia come città metropolitana che come comune di Cagliari con quasi eh, 15 milioni legati ovviamente ai servizi sociali e alla marginità sociale e la, la disabilità per favorire come si diceva prima l'inclusione sociale dare una mano e tendere una mano ovviamente a tutti coloro che, vista anche la particolare situazione che sta vivendo il paese, si trovano eh, in, in difficoltà. Ah, questo è il quadro del, eh, degli interventi. Eh, ovviamente eh, il ragionamento che mi permetto di fare oggi, vista anche la presenza del, dei due ministri e del consigliere, del, eh, del Presidente del Consiglio, è, è legato poi alle, mh, alle sfide che abbiamo davanti. Oggi abbiamo una quantità di risorse importanti, soprattutto per gli investimenti per, per i nostri territori che costituiscono un'occasione unica. Eh, però quando è stato approvato il PNRR vivremo a mio parere in un altro mondo. Un anno fa il mondo era totalmente diverso, non avevamo sicuramente i problemi legati al, ai prezzi delle materie prime, alle difficoltà anche a registrare diciamo, tutto il sistema del, eh, degli appalti. Perché dico questo? Perché comunque i costi nell'ultimo anno, nell anno sono cresciuti del 20%, quindi il rischio è di trovarci in, in seria difficoltà. Oggi credo che il PNRR per gli enti locali, per gli, i comuni, valga, per le amministrazioni locali, valga circa 280 miliardi, se non... Non sbaglio, con un aumento dei prezzi che è intorno al 20%, mancano 40 miliardi. Quindi, il ragionamento che faccio e la sfida che cercare di, sulla quale ragionare tutti è che il rischio che abbiamo oggi è che il 20% delle opere non si faccia oppure abbiamo, si abbia un sistema di opere che è incompiuto per, per il 20%. La proposta è senza toccare il PNRR, ragionare. Su questi 40 miliardi di costi che ci sono e dico dobbiamo fare 100 scuole, facciamone 80 ma facciamole tutte, dovevamo fare 100 impianti sportivi, facciamole 80 ma facciamoli tutti, dovevamo fare eh, 100 infrastrutture, facciamone 80 ma facciamole tutte, perché questa sarebbe la risposta migliore credo, che i nostri concittadini attendono. Grazie Sindaco. E è stato evocato anche il ruolo delle regioni che sono un ente fondamentale per uh, l'attuazione del PNRR. La, Diciamo, ambiti importanti di intervento, il governo ne ha riconosciuto il, il ruolo con i progetti bandiera. La regione Sardegna come si sta attrezzando per affrontare questa sfida? Eh, grazie, grazie prima di tutto, un uh, saluto particolare ai ministri Caravaglia e Bonetti, al uh, consulente del uh, Presidente. Draghi, Resu e a tutti gli stakeholders istituzionali e privati che, insieme a parti sociali e a cittadini, partecipano a questo format di animazione territoriale del, del PPR. Cercherò di contenere in uh, tre ordini di considerazioni il mio intervento. La prima è che eh, abbiamo davanti uno strumento che è stato apparecchiato dall'Unione Europea all'indomani di una grande crisi come quella pandemica per rimuovere principalmente nel nostro Paese il grande gap infrastrutturale esistente tra meridione e settentrione del Paese. Io voglio partire da questo, l'attuazione del PNRR o di Next Generation EU ha avuto una grandissima quota di Danari a fondo perduto perché l'indice che segna il gap infrastrutturale fosse ridotto ai minimi termini. Faccio subito l'esempio della Sardegna, ha fatto 100 l'indice di infrastrutturazione del paese e la Sardegna sta a 50. Quindi abbiamo non poche cose da fare. Se questo è l'obiettivo, io vedo due ordini di criticità. E cioè, uno, eh, questi gap vengono rimossi se vi è una pianificazione, una strategia complessiva. La scelta di fondo di mantenere da un lato una regia nazionale su alcuni temi, dall'altro di andare sui comuni, perde un po' di vista questo significato, ma non per altre ragioni, perché il comune di Cagliari certamente è certamente un comune che ha dimensioni, struttura personale per poter partecipare attivamente ai bandi e per poter esprimere una progettualità di alto profilo come quella che il sindaco Truzzu ci ha illustrato. Però in Sardegna ci sono 377 comuni, la maggior parte dei quali con pochi abitanti sottodimensionati dal punto di vista delle strutture e che quindi non poche difficoltà incontreranno anche nella fase di... Eh, progettazione, proposizione, programmazione per i bandi. Secondo ordine di considerazione che mi sento di fare è che davanti ad una straordinarietà di risorse, quale quelle accumulate dal PNRR, dalla nuova stagione di programmazione comunitaria e in Sardegna da una serie di accordi che sono stati sottoscritti col governo, servirebbero altrettante misure di semplificazione e di eh, strumenti straordinari per gestire la spendita di queste risorse. Diversamente se quest'ingente somma di progetti, danari, si deve scontrare con un codice degli appalti che fino a questo momento ci ha dato risultati a dir poco farraginosi. Io sono commissario per l'accelerazione della spendita sulle strade. Anas in Sardegna, ma sono commissario con gli stessi poteri che aveva Anas. E diventa difficile accelerare il, i percorsi se non si semplifica in maniera complessiva il sistema. Almeno per quanto riguarda questa partita. Quindi credo che si debbano dare eh, prima di tutto lo Stato e poi a tutte le amministrazioni, che siano esse periferiche, che siano regioni, che siano università, degli strumenti. Altrettanto eccezionali per governare non solo la progettazione della spendita delle risorse ma la stessa spendita. Terzo ordine ultimo di considerazioni, lo faceva, lo anticipava il Sindaco. Noi oggi ragioniamo di una programmazione di priorità che sono state fissate prima che ci fosse l'emergenza sul fronte orientale della guerra, che ci fossero le sanzioni che ci fosse un aumento dei costi delle materie prime e, viva Dio, purtroppo di una serie di turbulenze che il mercato avrà da qui a breve, sia in ragione dell'aumento dei tassi di interesse che la BCE comunque da luglio in poi applicherà, sia in ragione del fatto che cesseranno gli acquisti netti di titoli a copertura del debito pubblico. Quindi probabilmente siamo davanti anche all'esigenza di fare una riflessione se ci sia il tempo e lo spazio per mandare avanti ciò che è stato progettato, ma per adeguare anche, ritoccare, ottimizzare quello che manca in maniera tale che l'efficacia della spesa di queste risorse sia poi immediatamente percepibile dai cittadini e ci sia un salto concreto di... In termini di miglioramento di tutte le regioni dello Stato nel suo complesso e che diano quindi uguali opportunità ai cittadini che stanno sulla terraferma o sulle isole, che stanno nel meridione o nel settentrione del Paese e con essi a tutte le imprese. Grazie. Grazie lei ha parlato di, appunto, di delle difficoltà che possono incontrare alcuni comuni, vedo che in sala ci sono diverse fasce tricolori, magari poi nella seconda parte se qualche sindaco vuole intervenire sarà assolutamente il benvenuto. Intanto chiedo alla regia se può mandare a schermo i primi risultati del sondaggio che abbiamo proposto tramite eh, l'applicazione. La, Questa è la, viene chiamata la nuvola di parole che mette più in evidenza le, fra, le parole maggiormente scritte. Quali sono le prime tre che mi vengono in mente, pensando al PNRR. Ovviamente, delle diverse città in cui andiamo sono sempre diverse, che cambia sempre a seconda del territorio. Qui vedo opportunità, giustamente pari, pari opportunità, lavoro e sviluppo. C'è un secondo sondaggio che, in cui vi abbiamo chiesto quali sono i tre ambiti prioritari di quelli del PNRR eh, che ritenete più necessari per, per la Sardegna. E viene fuori eh, inclusione, coesione, istruzione, ricerca, infrastrutture. Digitalizzazione, forse stranamente, un po'... a, a, pochi, a pochi risultati. E di Angela, tu che conosci bene il territorio. No, eh, colpisce sicuramente scuola e istruzione. Eh, lo, insomma, la, la, lo spazio della, di scuola e istruzione. Eh, credo, che, che, credo che questo piano nazionale sia rivolto soprattutto ai giovani e al futuro, anche se dicevamo prima è un piano che deve essere eh, realizzato adesso, in un futuro prossimo. No? Ci sono delle, eh, delle scadenze ben precise da, da rispettare, delle date, eccetera, ma eh, credo che sia un piano eh, che eh, senza una visione futura Uh, ovviamente, una volta esaurite le risorse, poi non serve a niente, lascia la nostra regione come le, le città come erano prima. E quindi, credo che eh, istruzione e eh, scuola, mh, evidentemente, c'è la, la percezione del fatto che dobbiamo partire anche dalla formazione e che la formazione è molto importante per, per, rilanciare, per il rilancio, per lo sviluppo, per andare avanti, perché ovviamente tutta questa montagna di fondi che il PNRR mette a disposizione e non serve a niente se dietro non ci sono dei progetti eh, capaci di dare poi gambe, di far camminare le persone. Sicuramente, opportunità: un'opportunità è stata più volte detta, forse unica dopo il piano Marshall, no? eh, per dotazione anche, anche economica. E, e quindi, insomma, speriamo, vedo anche giovani. Abbastanza in, in grassetto anche nella nuvola, eh, perché credo che poi anche nell'intenzione Alessandra Resu del, del presidente Dragic fosse proprio questo: di regalare anche questo futuro ai giovani del nostro paese. E insomma, noi in Sardegna abbiamo molto bisogno, anche i giovani hanno molto bisogno di C'è una fuga come sa bene il presidente Solinas dalla Sardegna, i giovani che vanno, i famosi cervelli in fuga, noi ne abbiamo davvero tanti e allora questi cervelli li teniamo qui o li facciamo tornare, perché è anche bene che vadano a formarsi fuori, però li possiamo far tornare soltanto se diamo loro delle opportunità, che poi è, eh, Giorgio, la, la parola proprio centrale no, che vediamo apparire in questa, in questa nuvola. Questo mi sembra. Grazie. È una parola sicuramente molto scritta, è turismo, Ministro. Eh, il turismo è un settore cruciale per, anche per la ripartenza del, del paese, si tratta di una filiera molto complessa eh, che vale punti di PIL, posti di lavoro, il PNRR cosa prevede, per, in una, anche siamo in una regione di, per, per la quale il turismo è fondamentale, cosa prevede il PNRR? Eccoci, allora è appunto un settore fondamentale. Per l'Italia, ma per la Sardegna a maggior ragione, vale circa il 13% del PIL, eh, il 15% degli occupati, insomma, è un settore chiaramente fondamentale per l'Italia. Fortunatamente adesso le cose vanno bene, i numeri quest'anno in tante realtà sono sopra il 19, la Sardegna è una di queste che in diversi, in diversi ambiti supera i numeri del 19. Bene, però non basta, perché, perché, perché non basta? Io faccio sempre questo esempio: noi abbiamo. Eh, dei dati fantastici a gennaio siamo i numeri uno al mondo nei click, nei desideri poi a consultivo siamo quinti ecco, è come quando tu c'hai un, un, un ragazzo, vai a trovare i professori e ti dicono, c'è i numeri ma non si applica, eh, l'Italia è un po' così c'è i numeri ma non si è applicata abbastanza in questo settore, perché non puoi essere il primo nei desideri e quinto a consultivo, è minimo il nostro obiettivo di essere, di essere sul podio, di essere nei primi tre e quindi come? Il PNRR accompagna questa risalita, questa risalita eh, di posizioni dell'Italia, che c'è già stata perché nella classifica del World Economic Forum recentissima, che dà eh, lo stato di competitività del sistema paese settore per settore, il turismo anni fa era all'ottavo posto, era sceso al dodicesimo e in un anno siamo risaliti al decimo, siamo ritornati nella top ten. Bene, ma il nostro obiettivo è essere nei primi tre, non ci accontentiamo di essere al decimo come competitività, al quinto come arrivi e allora come? Beh, le misure che abbiamo nel PNRR sono sostanzialmente: eh, su, si, si poggiano su due pilastri. La digitalizzazione e l'innovazione digitale, dove noi abbiamo la necessità di fare un salto quantico, e eh, la sostenibilità da un lato e soprattutto la qualità delle strutture ricettive dall'altro. E allora, che cosa abbiamo noi per, per accompagnare questo percorso? Per quanto riguarda il digitale, abbiamo eh, un investimento diretto nel, nel lab digitale, che è il portale di accesso dell'Italia nel mondo, eh, il portale italia.it, e, e, e tutto quello che ne consegue. Traduciamo però in atti semplici e per, per fare quello che diceva il sindaco prima, cioè eh, come far partire dal basso questo percorso, perché qui è il, il concetto chiave del portale dell'app digitale. Faccio un esempio semplice per capirci. La Spagna, eh, che su questo è, è, molto, è molto sveglia da anni, e non è un caso che ha recuperato quote di mercato rispetto a noi negli anni scorsi, adesso le stiamo recuperando noi. Eh, che, cosa, che cosa ha fatto in un settore particolare? Faccio un esempio di un settore. Ha, ha fatto una piattaforma Spain Care per la promozione delle famose terme spagnole. Famosissime. Io non ne conosco però. Saranno, saranno bellissime. Non, non lo nego. Saranno bellissime. Bene, con questa piattaforma Spain Care tu vai un numero, una mail e prenoti tutto. Perfetto. Risultato. Decine di migliaia di eh, cittadini dalla Scandinavia sono andati nelle famose terme spagnole. Invece di venire, che ne so, a Saturni, a Tivoli, Boario, dove volete voi in Italia, ce n'è mille, anche in Sardegna. Bene, come mai? E eh, lì c'è un numero verde. Da noi devi chiamare la Terme, c'è posto, prenotare l'albergo, prendere l'aereo, il treno, pago il taxi, ho già chiamato il numero verde, sono già in Spagna. Questa è l'innovazione digitale. Far saltare tutti questi passaggi. Abbiamo iniziato, e già il portale Italia.it, è, è attivo, è stato rinnovato, a giorni esce una release bella tosta che, che, che fa veramente un, un passo in avanti, quello che è più importante, a ottobre arriva l'app la e, e nell'app che cosa troveremo? Troviamo quello che si trova nelle app, eh, il, il, il telefonino ha questo simpatico vantaggio che ovunque ti trovi è geolocalizzato e quindi sai che cosa succede questa settimana a Cagliari, che eventi... Dove posso andare a mangiare, cosa posso vedere, cosa posso visitare? Ok. Se sono a, a, a Saturno ho quello che succede a Saturno, eccetera, eccetera. E poi è profilato. Se mi piace andare a correre, andare a giocare a pallone, avrò scarpe da pallone e, e percorsi per andare a correre in bicicletta a piedi, eccetera, eccetera, a seconda dei miei gusti. Bene, però che cosa succede? Questa è un'enorme operazione collettiva. Noi mettiamo a disposizione la cornice e il linguaggio comune. Dopo il quadro lo dovete dipingere voi. È la singola realtà territoriale che deve riempire di contenuti il, il portale e soprattutto l'applicazione. Perché se, to, se tu ti trovi gli eventi della settimana di Cagliari non aggiornati non serve a niente. Banalizzo il concetto perché mi piace andare sul concreto. Bene, quindi, questa è la parte digitale, innovazione digitale, e questo ci consentirà di recuperare enormemente posizioni. Parallelamente, abbiamo fatto promozioni perché prima il sito italia.it, quando arrivo ministro, addirittura era dietro rispetto a un sito privato, cioè roba dei matti. gli ho chiesto: Ma come mai? Quanto pubblicità facciamo su Google? Ma in realtà non la facciamo. Ah, perché? Eh, bisognerebbe fare una gara. Bisogna fare una gara per scoprire che Google è il più grande motore di ricerca. Perfetto, vabbè, facciamo sta gara. Secondo, sai chi ha vinto? Yeah. Ma porca miseria <ride> ha vinto Google. Ecco. Quindi facciamo promozione lì. C'è stato Eurovision, abbiamo fatto promozione su Eurovision, cioè. Da un lato stiamo pompando il sito Italia.it per renderlo conosciuto. Dall'altro lo, lo rinnoviamo e poi lo dobbiamo. Lo dobbiamo, tutti insieme, riempire i contenuti. Amministrazioni locali, sindaci e operatori. Questa è la grande sfida. E questo è il digitale. Poi c'è la parte infrastrutturale. Noi sulle strutture ricettive abbiamo un problema. Eh, ne abbiamo tantissime, ma non di, di grandissima qualità. Salvo eccezioni. Per cui abbiamo dato una grande spinta per l'innovazione, per la ristrutturazione delle strutture eh, ricettive, sia dal punto di vista dell'efficienza energetica, ma non solo, anche delle barriere architettoniche. Bisogna avere chiaramente un occhio di riguardo eh, per le pari opportunità in senso lato, anche quindi la disabilità, le persone con disabilità. Quindi eh, lì ci sono tante risorse per questo e tant'è che il primo bando che abbiamo fatto, 600 milioni richieste per 3 miliardi. Noi abbiamo il problema opposto di tanti ministeri, cioè noi abbiamo un problema che abbiamo pochi soldi, no? non che non tirano le, le risorse. Tant'è che a mio avviso sarebbe necessario un'ottica di flessibilità, da dove è una misura che tira meno, la giri su una che tira di più e, e queste risorse le spendiamo tutte velocemente e subito perché noi abbiamo drammaticamente bisogno di fare PIL. Tra l'altro qui è un credito d'imposta per cui tu hai per esempio in Sardegna 317 imprenditori sardi che vogliono investire per poi avere il credito d'imposta e daieli i nostri soldi, di modo che loro investano e poi recuperano il credito d'imposta. Sono circa 165 milioni di euro. Solo questa misura, solo per la Sardegna. Totale, come dicevamo, sono 3 miliardi. Poi oltre a questo ci sono altre misure, sempre in quest'ottica. Ma il concetto base è quello di elevare la qualità delle strutture perché noi abbiamo bisogno di qualità di strutture a tutti i livelli, quindi non necessariamente solo i 5 Stelle, ci mancherebbe che un 5 Stelle non è, non è di qualità super, però a ogni livello abbiamo bisogno del massimo della qualità possibile. Tant'è che poi c'è anche un'interessantissima correlazione tra l'incremento del numero di stelle e il rating bancario. Per cui se una struttura ricettiva aumenta di una stella, migliora anche il rating bancario, quindi buono per l'imprenditore, buono per la banca, buono per la collettività, è un'operazione veramente virtuosa a tutto tondo. Ecco, queste sono le principali misure. Poi c'è una misura di mezzo miliardo su Caput Mundi, Roma in un'ottica del Giubileo, va da sé, che poi però... Il Giubileo è un'occasione per tutto il paese. Certo ci saranno milioni di pellegrini che arriveranno a Roma, ma sono pellegrini eh, turisti. E come, come dice bene Monsignor Fisichella, con il Giubileo si fa, il pellegrino si fa turista, però attenzione perché nel frattempo il turista si è già fatto pellegrino e questo è un concetto su cui bisogna lavorare, che è quello della sostenibilità. Tantissime misure che abbiamo in campo, oltre ai fondi PNRR, proprio come Ministero, vanno nell'ottica di cercare nel, nel, il più possibile di eh, spingere su questa sostenibilità. E allora la definisco e vado a chiudere, così sto nei tempi. Noi abbiamo un concetto di sostenibilità che è difficile un po' da, da, da tradurre, io lo traduco con la, le categorie semplici dell'economia. Abbiamo un patrimonio enorme. Cagliari, la Sardegna, patrimonio enorme, inestimabile, inestimabile. Bene, e quindi abbiamo una responsabilità enorme, perché quando è un patrimonio enorme tu lo devi tutelare, non consumare, non rovinare, ovvio, possibilmente devi farlo crescere, ma soprattutto devi farlo rendere. E farlo rendere vuol dire farlo rendere tutto, quindi non solo i grandi normali attrattori, ma tutto, perché noi abbiamo la fortuna che l'Italia è bella tutta, ovunque e soprattutto è bella durante tutto l'anno. Quindi noi dobbiamo migliorare nel tempo e nello spazio, allargare l'offerta nel tempo e nello spazio. Ecco, questa è per noi la sostenibilità. Grazie. Grazie Ministro, saranno temi su cui... Si tornerà sicuramente anche nella seconda parte perché ci sarà sicuramente grande interesse su queste misure. E adesso passo la parola alla Ministra Bonetti. La parità di genere è una delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la si ottiene con investimenti a favore delle famiglie e a favore appunto del. Chiedendo che ci sia una maggiore parità di genere anche nelle aziende, per gli investimenti, eccetera. E cosa prevede appunto? Quali misure sono state adottate dal governo per raggiungere questo importante obiettivo? Intanto grazie, sono molto contenta di essere qui. Saluto il Presidente della Regione, il Sindaco, ovviamente il consigliere Arreso, il collega Gravaglia. Ringrazio i, eh, per la moderazione e tutte le, le autorità presenti in sala. Beh, innanzitutto parto dalla, mi faccio dare il là da, dal ministro Garavaglia, la sostenibilità è per noi la capacità di ottimizzare le risorse di cui il paese dispone. Nello spazio e nel tempo, lo dice da un punto di vista turistico, io dico nella complessità del coinvolgimento delle energie del paese e anch'io aggiungo la, la variabile tempo, cioè in modo strutturale, perché un investimento per essere efficace deve essere in grado di ottimizzare e di dare stabilità di, di risultato. Allora, è evidente che fino a questo momento, a questa scelta, noi abbiamo eh, investito metà delle risorse del nostro Paese, perché se noi abbiamo un tasso di occupazione femminile che è, come è anche in questa regione, sotto il 50% e a livello di media nazionale appena sopra il 50%, abbiamo metà della popolazione femminile che rappresenta un potenziale di energia. Di investimento, di produzione di PIL, di valore sociale che non è messo in campo. E aggiungo le disuguaglianze che riguardano le donne e gli uomini, la loro partecipazione effettiva al mondo economico, al mondo lavorativo, al mondo dell'imprenditoria, al mondo del turismo, è di fatto stato un ostacolo che ha rallentato invece un processo di ottimizzazione di queste risorse e di questo risultato. Ecco perché il PNRR decide di investire in modo strategico sull'investimento, sulla parità di genere e in particolare sul lavoro femminile. Perché se è vero come è vero che il PNRR rappresenta, lo ha giustamente richiamato lei, un'occasione inedita dopo il piano Marshall per il nostro paese di fatto maggiore, è chiaro che noi dobbiamo andare ad incidere esattamente su quelle fragilità non per ripararle basta, ma per farle diventare quelle potenziali leve di sviluppo con un effetto moltiplicativo. No, da questo punto di vista la parità di genere è, è guardata davvero con quest'ottica di investimento e nel PNRR decidiamo eh, di arrivare all'obiettivo attraverso due elementi. Il primo elemento è un elemento strutturale e sistemico. Riconoscere che investire in lavoro femminile in parità di genere è conveniente e quindi dobbiamo attivare, da un punto di vista normativo, una leva che, che induca questo processo anche nell'ambito del mercato diciamo, e nella gestione degli investimenti, soprattutto perché, lasciatemelo dire, il PNRR investe in eh, maggiormente in quei settori che sono meno rappresentati dal punto di vista femminile, l'elemento digitale, l'elemento dell'innovazione, il tema delle infrastrutture. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto una regola per la quale tutti i più di 200 miliardi del PNRR e anche del fondo eh, aggiunto che come governo abbiamo appunto, eh, provveduto a inserire il, almeno il 30% delle nuove assunzioni deve essere di donne e almeno il 30% deve essere di giovani. Attenzione, questa non è una clausola che rallenta l'operatività dei bandi, è una clausola che indirizza quei bandi ad andare a intercettare quelle competenze femminili qualificate che ci sono e che finora non erano invece state messe in campo per delle regole che paradossalmente facevano costare il lavoro femminile più di quello maschile. Per cui noi abbiamo i risultati, so che c'è il rettore in sala. Per cui le ragazze escono dall'università con una media di prestazione più alta dei ragazzi e poi quel pezzo di popolazione invece lo teniamo un, un po' da parte, non lo mettiamo in campo. Quindi le competenze migliori che escono come migliori le, 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 le tratteniamo. L'altro elemento è che diamo premialità a tutti quei bandi, quegli incentivi, nei bandi nell'ambito degli appalti che. Portano avanti la eh, promozione della parità di genere, riducono il gap salariale, introducono un nuovo sistema di welfare a sostegno della genitorialità e qui arrivo poi ad un altro punto importante. L'altra questione che invece si affronta è da un punto di vista più puntuale e strategico con le azioni specifiche previste nel piano. Giustamente lei ha richiamato lavoro femminile, investimento in parità di genere e quindi col beneficio economico di cui abbiamo appena detto, dall'altro lato c'è tema politiche familiari. Perché questa correlazione tra le politiche familiari e la parità di genere? beh, è stata l'intuizione che il governo ha avuto di riconoscere che l'investimento in politiche familiari in sostegno alla genitorialità è strettamente correlato causa-effetto, eh, cioè una reciprocità di elemento, sulla promozione dell'empowerment delle donne, cioè di un'agibilità nel mondo sociale, lavorativo e economico delle donne nel nostro Paese. E qui, se mi permettete, prima di andare alle misure concrete, traccio il disegno della Sardegna. La Sardegna, lo discutavamo prima di iniziare questo evento, è la regione che ha il più basso tasso di fecondità il come diceva, di Europa, sicuramente in Italia, siamo scesi sotto all'1, cioè per ogni donna c'è uno 0,97 figli. Da un punto di vista, questo è un'emergenza per l'Italia in generale, perché l'Italia è 1,24 e vuol dire che per due persone non c'è la sostituzione delle due perché 1,24. Ma qui addirittura per ogni donna non si arriva ad avere un figlio come media. Questo vuol dire che c'è uno spegnimento strutturale della popolazione di questa regione, uno svuotamento, il tema demografico è una delle più grandi sfide invece che il nostro paese, questa regione deve saper affrontare. Perché se non abbiamo aumento o sostenibilità demografica, è un di fatto non possiamo avere sostenibilità di welfare perché abbiamo una popolazione che invecchia e non hai chi in qualche modo sostiene tutti i servizi che a questa popolazione devono essere dedicati. C'è un tema anche le, le, fortemente legato alla questione economica perché meno forza giovane traslatelo nel tempo, che per questo dico, aggiungo anch'io la variabile tempo: vuol dire che questa regione questi investimenti che sta facendo non avrà poi la forza diciamo, produttiva di lavoro di renderli efficienti. Perché tra dieci anni ci ritroveremo svuot ulteriormente svuotati di competenze, manodopera, genialità. Terzo tema non è solo una sostenibilità, è anche un tema che mancherà la prospettiva del futuro. Perché una popolazione a cui manca la parte che interpreta. Quello del dell'innovazione, dell che è la parte più giovane, è un paese che di fatto non solo avrà un PIL più basso, non solo avrà un debito pubblico diviso per meno persone, quindi ci sarà un carico di finanza particolarmente incisivo, ma sarà una popolazione che non avrà nemmeno la capacità di rinnovarsi e innovarsi e di essere al passo coi tempi. Tutto l'elemento anche di questi nuovi processi di digitalizzazione necessitano di questa capacità di interpretare l'innovazione. Ecco perché il PNRR insieme al lavoro femminile ha deciso di investire con il Family Act come riforma di accompagnamento per invertire questa tendenza. E per farlo ci sono tante misure che sono fuori dal PNRR in modo diretto, l'assegno, i congedi parentali, l'investimento sulla fiscalità agevolata per le imprese che è a al PNR, ma il PNRR in particolare, oltre al tema del lavoro femminile, lavora su una questione importantissima, che è quella delle infrastrutture educative, a partire dagli asili nido, le scuole d'infanzia, le mense per dare il tempo pieno. Eh, le palestre per offrire una qualità educativa anche al pomeriggio in modo integrato dei, dei più giovani. Le scuole come eh, elemento di costruzione e anche di sostegno, non solo per occupare il tempo, ma per dare diciamo, una prospettiva educativa. Sono 75 milioni per la costruzione di nuove esili nido che arrivano in Sardegna, 16 milioni per le scuole d'infanzia, quindi già per il segmento 06 sono più di 100 milioni di euro. La Sardegna oggi ha un basso tasso di. Natalità è un 30%, cioè su 100 bambini c'è posto per 30. Qual è l'elemento? Che bisogna arrivare almeno la media nazionale è al 50% e per ogni regione almeno al 33%, che è il limite europeo. E attenzione, non, da un punto di vista, questa è una scelta coraggiosa perché uno dice abbiamo pochi bambini, quindi gli asili nido non servono. Invece, no, servono asili nido per creare le condizioni perché nascano più bambini. Perché senza gli asili nido le donne e gli uomini fanno fatica a investire in genitorialità perché si sentono soli, perché non c'è l'infrastruttura educativa che poi li mette in condizione di gestirla. Vedo qua i sindaci, la domanda che tendenzialmente fanno è bene, poi dopo che l'ho costruito lo devo anche come dire, mantenere. Nel PNRR abbiamo introdotto un fondo dedicato a questo, quindi sono 900 milioni su 5 miliardi complessi quasi, 4,6, investiti per gli asili nido e abbiamo reso strutturale attraverso l'inserimento dei livelli essenziali prestazioni, cioè i fondi che arrivano ai comuni, adesso arrivano tramite, fino al 2026 tramite il PNRR, per la gestione e non per la costruzione, e dal 2027 diventano strutturale grazie all'azione che abbiamo introdotto in legge di bilancio. Sono 20, più di 22 milioni per le scuole innovative, 6 milioni per le mense. 5 milioni per eh, le palestre, 17 milioni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici. C'è un, uno straordinario investimento in infrastrutture educative. Perché? Perché riconosciamo che lì è una delle leve non solo di lavoro, ma di attivazione di un contesto, di un territorio che diventa attrattivo. Altri elementi importanti, arrivo alle specifiche della Sardegna, l'investimento in imprenditoria. 400 milioni di euro per imprenditoria femminile e non solo per dare un credito agevolato, sono anche investimenti a fondo perduto ed è interessante perché dentro questi investimenti sull'imprenditoria si pagano, si finanziano anche tutti quei processi di formazione e di riqualificazione delle proprie competenze perché, per esempio, l'impresa nel mondo turistico possa fare quello che il Ministro ha descritto, perché noi stiamo investendo in digitalizzazione del mondo del turismo, ma se noi non attrezziamo le imprese femminili, che sono tra l'altro molto presenti in questo settore, ad essere in grado di interpretare questi strumenti anche di innovazione digitale, escludiamo le donne ulteriormente da questi livelli di inserimento. Ecco perché investire in imprenditoria femminile e anche in riqualificazione delle competenze aiuta a ottimizzare, avere un effetto moltiplicativo dell'efficacia degli investimenti in tutti gli altri settori come quello del turismo. Ultimissima cosa che richiamo è uno strumento particolarmente innovativo che è previsto nel PNRR. E che stiamo ormai realizzando parte a luglio, che è la certificazione per la parità di genere delle imprese. È una prassi, la prassi 125-2022, che definisce degli obiettivi che non sono degli orpelli burocratici, perché è un processo molto di fatto di semplificazione, di riorganizzazione del lavoro. Per le piccole piccolissime imprese, per le medie imprese c'è un finanziamento previsto dal PNRR perché le imprese possono accedere a questa certificazione fino a 15.000 euro per impresa. E una volta ottenuta la certificazione, l'impresa avrà due vantaggi. Uno, pagherà meno tasse. Sono 50 milioni di euro all'anno che abbiamo investito per rendere alle imprese conveniente, detassando, facendo costare di meno il, il, il lavoro, per quelle imprese che investiranno per un lavoro che sia capace di attivare inclusione femminile e l'altro lato abbiamo modificato il codice degli appalti introducendo dei vantaggi nell'ambito della garanzia che devono dare e nell'ambito anche di quelli che possono essere i punteggi per quelle imprese che decidono investire in questa direzione proprio perché oggi investire nel liberare tutto il potenziale di energia che ha il nostro paese è e deve diventare conveniente e da un punto di vista normativo, il governo cosa deve fare? Deve sostenere i processi di innovazione, sostenere i processi di sviluppo, non mettere degli ostacoli o delle regole, ma attivare con le leve un processo anche di rinnovamento. Grazie, Grazie Ministra. <coughs> e Ci stiamo avvicinando alla parte di interazione col pubblico, quindi vi invito a scrivere domande o a prepararvi delle domande se volete proporle ai nostri relatori. Intanto però che forse si collega un po' con quanto detto dalla ministra Bonetti, un altro punto importante del PNRR è quello dell'investimento sul capitale umano, che forse in una regione come la Sardegna eh, ha una particolare valenza. Cosa prevede il, il piano in questo specifico ambito? Ci sono le slide? Sì. Credo, aspetto il caricamento. Intanto anche io volevo ringraziare eh, le autorità presenti, il Presidente della Regione, eh, il Sindaco di Cagliari per l'ospitalità, i ministri per essere venuti qui e tutti i sindaci eh, qui presenti. Ehm, ho preparato una presentazione che. Ehm, ripercorre un po' eh, alcuni degli investimenti principali in infrastrutture eh, per la Sardegna vi dà l'idea di alcuni interventi di cui ha totale titolarità il Ministero delle Infrastrutture che sono già in corso in corso di assegnazione ma questo è giusto per un orientamento del nostro pubblico e vado avanti sul tema specifico dell'istruzione e della ricerca anche per quanto riguarda queste cifre vi invito sempre a considerarle nel percorso temporale del PNRR. No? Noi abbiamo dei bandi in corso, il sito di Italia Domani da questo punto di vista è una risorsa preziosa come anche i siti dei ministeri e il fatto che i ministeri si siano organizzati con delle strutture specifiche per seguire eh, il PNRR e quindi per interagire con gli attori locali su questi aspetti. Per quanto riguarda le scuole e l'istruzione sicuramente c'è il tema dell'edilizia scolastica che è a grande rilievo all'interno eh, del PNRR. Ci sono alcuni bandi che sono stati chiusi a fine febbraio che hanno realizzato queste assegnazioni verso la Sardegna, che come vedete riguardano le scuole innovative, la messa in sicurezza, le scuole d'infanzia, eh, le mense scolastiche e le palestre. E inoltre per quanto riguarda eh, l'azione del Ministero dell'Università e della Ricerca ci sono le borse di dottorati di ricerca che riguardano le università di Cagliari e l'Università di Sassari, questo ai sensi del decreto ministeriale 351 e poi per il decreto ministeriale 352 ci sono le borse per i dottorati innovativi sui fabbisogni di innovazione delle imprese, anche queste per l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari. Ma mh, andando avanti, qui avevo anche ripreso alcuni elementi del, dell'anello sostenibile eh, della città metropolitana di Cagliari, come vedete trovate il tema eh, dei mercati civici e alcune delle importanti infrastrutture. E vorrei parlarvi, eh, andando avanti, di eh, quello che ancora non vedete all'interno di questa assegnazione. Eh, per esempio, per quanto riguarda i temi dell'istruzione e della ricerca, eh, un aspetto eh, di importanza direi capitale per la struttura del capitale umano in Sardegna è il tema della dispersione scolastica. Come sappiamo la nostra regione insomma, si contende purtroppo con la regione Sicilia di anno in anno, questo triste primato eh, che poi va a ripercuotersi su tutto il ciclo della formazione e del capitale umano. Quindi su questo è assolutamente fondamentale intervenire nel, nel PNRR complessivamente ci sono risorse per un miliardo e mezzo e sicuramente la Sardegna anche a fronte di questi bisogni avrà delle assegnazioni importanti alle quali è importante prepararsi. Un altro tema riguarda quello della formazione per il lavoro. Un, un investimento molto rilevante del piano è quello sugli istituti tecnici superiori, eh, gli ITS, anch'esso di un miliardo e mezzo complessivamente che consentirà di aumentare fortemente il numero di iscritti a questi percorsi e quindi poter attivare dei percorsi di progettazione all'interno di, all di questi percorsi formativi che poi potranno venire incontro alle esigenze del sistema, dell'impresa e del lavoro. Tutto quello che non vedete dentro questa ripartizione ci sono investimenti eh, sul digitale. Eh, il ministro Colau, anche nei suoi incontri col Presidente della Regione, ha sottolineato l'importanza di questi investimenti eh, per la Sardegna. E anche la posizione, in questo senso, eh, della Sardegna, che eh, su alcuni dei temi dell'infrastrutturazione digitale ha comunque avuto dei eh, risultati positivi. Per quanto riguarda il tema specifico della ricerca, c'è il tema dei centri di competenza nazionali. Quindi questa volontà di portare le strutture dell'università e i principali centri di ricerca in Italia a convergere verso alcune grandi sfide del sistema paese, sfide alle quali poi eh, concorrono e collaborano anche realtà della Sardegna, appunto i, mh, le, le decisioni definitive su questo sono in corso perché eh, voglio rimarcare sempre questi aspetti competitivi eh, dei bandi. Ci sono i temi della riorganizzazione delle filiere. Anche essi, anch essi possono coinvolgere la Sardegna. Se vediamo, forse a mio avviso, questo è uno degli aspetti particolarmente innovativi presenti nel PNRR. No? Anche nello scenario internazionale vediamo quanto il tema eh, della riorganizzazione nel contesto globale delle filiere e anche di alcune competenze specifiche, magari competenze che hanno anche caratterizzato la storia nel bene o nel male di questa regione. Penso alla chimica, per esempio. Possono poi eh, trovare un nuovo ruolo perché, eh, anche se spesso non viene sottolineato, eh, senza la chimica l'auto elettrica non esiste. Quindi queste, queste filiere eh, del futuro hanno bisogno anche eh, di qualcosa di antico e di, eh, da riorganizzare e da ripensare attraverso questi investimenti. Venendo alla conclusione volevo affrontare brevemente, perché sicuramente questo eh, è un tema centrale, la questione su cosa è attuale e cosa ehm, deve portarci a uno sforzo di innovazione in più rispetto al PNRR. Che cosa è attuale? Le, nei contenuti... La sfida della transizione ecologica e digitale rimane un orizzonte attuale da affrontare. È comunque essenziale prepararsi ad affrontare al meglio queste sfide per i cittadini, per le imprese. Il metodo è ancor più attuale perché eh, l'Unione Europea che decide di fare investimenti comuni per degli obiettivi è stato un passo essenziale degli ultimi anni che abbiamo vissuto, è un passaggio di cui dobbiamo continuare ad avere cura. Che cos'altro è attuale? La scansione temporale, darsi una scansione temporale sui progetti di riforma e di investimenti e quindi avere davanti a sé un calendario eh, che ci imponiamo di rispettare. E il rispetto di questo calendario è parte della nostra credibilità, della nostra credibilità internazionale, della nostra credibilità eh, interna. A partire da questo, occorre però ragionare nello scenario in cui ci troviamo, naturalmente anche sul tema della complementarietà. E quindi, il PNRR non è, diciamo, la bacchetta magica isolata delle politiche pubbliche italiane. La sua forza, la forza di questi investimenti aggiuntivi sta nella loro complementarietà rispetto agli strumenti tradizionali di finanza pubblica e naturalmente in particolare per le otto regioni del Mezzogiorno alla stagione di programmazione dei fondi strutturali, all'utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione, quindi mh, agire su questa complementarietà anche a partire eh, dagli stimoli che vengono dal basso e dall'organizzazione della cittadinanza è fondamentale. Quindi come si può rappresentare il PNRR in questo senso? Beh, mh, tra i borghi ai quali il piano fornisce eh, importanti risorse c'è il borgo della Sardegna che mm, è, è caratterizzato dalla, da una delle artiste contemporanee più interessanti, no? che ha questo tema della cucitura eh, molto presente in Maria Lai. Quindi secondo me il PNRR va considerato la cucitura delle politiche pubbliche nazionali, locali, regionali e questa è la sfida che abbiamo davanti grazie Alessandro e adesso cedo il testimone a Gidi Angela per... chiedo intanto alla regia magari di mandare a schermo vediamo, qualche sì. domanda se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare domande prego di alzare la mano e cioè, allora. girando col microfono abbiamo, e... vediamo un pochino Prego. Eh, regione, pari opportunità. Mm, ecco, sicuramente interessante questa sulle pari opportunità di cui ha parlato diffusamente la Ministra. Eh, ecco, si chiede al Sindaco quali sono i progetti eh, del Comune di Cagliari, anche poi del, al, si chiede anche al Presidente Solinas per la comunità LGBT, disabilità, donne. Sindaco? Noi eh, siamo sulla diciamo, tutta la parte dei diritti e delle pari opportunità, ovviamente lavoriamo sulla base delle risorse dei bandi che ci sono a livello, a livello nazionale, sulla base delle risorse che, che passano dalla regione e poi sono trasferite in qualche modo ai comuni. Recentemente abbiamo partecipato a una serie di, eh, di bandi proprio sul, della, della regione che riguardavano soprattutto la, la disabilità che riguardavano ovviamente la uh, tutela delle donne vittime di violenza, che riguardavano uh, la, uh, le possibilità per l'accesso alla, alla casa, per non solo per il diritto alla casa, ma anche di una serie di interventi uh, per uh, garantire uh, soluzioni temporanee per coloro che non hanno la possibilità ovviamente di uh, poter avere una casa, ma hanno necessità almeno di uno spazio dove poter... Oh, dove poter dormire, su questo c'erano cioè anche nelle slide. Abbiamo recuperato, credo, oh, diciamo sulla base della partecipazione ai bandi quasi 2 milioni di euro e quindi su questo stiamo continuando a lavorare. Emiliano Degliana dell'Anci. Eh, fra vent'anni la Sardegna avrà 400 mila abitanti in meno, come si pensa di intervenire per contrastare lo spopolamento? Presidente della Regione, mi pare che, eh, mi pare che la Regione stia agendo da questo punto di vista. Perché, come diceva la ministra, se non, se non ci sono bambini, se non ci sono giovani, tutto diventa inutile, alla fine non abbiamo futuro. È una, è una delle preoccupazioni principali, perché è il presupposto di qualsiasi altra politica di settore. E accolgo con estremo favore anche il ragionamento che la ministra Bonetti faceva sulla implementazione delle strutture fin dalla primissima età soprattutto nel momento in cui non ci sono bambini purtroppo oggi paghiamo il prezzo di troppi anni in cui invece si sono chiuse le scuole perché non c'erano bambini e in una realtà come la Sardegna che ha tanti piccoli centri con zone interne con scarsa viabilità dove era difficile raggiungere le sedi io credo che questo abbia inciso inciso in maniera assolutamente negativa. Abbiamo vissuto la chiusura delle scuole, le pluriclasse, insomma una serie abbastanza importante dal punto di vista culturale eh, di attentati alla natalità nei, nei piccoli centri e questo cambio di rotta secondo me va sottolineato con un particolare apprezzamento. E noi come regione non solo vogliamo fare la nostra parte sotto questo profilo, ma stiamo cercando di investire perché ci siano delle misure di breve termine e cioè una terapia d'urto d'impatto e lo facciamo con eh, dei bonus e cioè abbiamo messo in finanziaria eh, con una sperimentazione in tutti i centri sotto i 3000 abitanti un aiuto alle famiglie che affrontano la natalità che eh, vede un bonus di 600 euro per ogni bambino per i primi 5 anni di vita di accompagnamento Assieme a questo e alle famiglie che decidono di stare nei piccoli centri un contributo per la ristrutturazione delle case all'interno di questi piccoli paesi e borghi, in maniera tale da recuperare anche il patrimonio edilizio, è entro i limiti del de minimis uno strumento per creare una piccola impresa e cioè per poter anche riaprire una bottega, rimettere su una piccola attività. Questa è una piccola terapia immediata. È chiaro che siamo tutti ben consapevoli che il tema delle zone interne, la sfida della natalità si affronta se si creano condizioni di pari opportunità per chi sta nell'interno della Sardegna, per chi sta nei piccoli centri rispetto a chi sta sulle coste. E allora questo significa un grande intervento infrastrutturale per abbattere le distanze, e cioè migliorare significativamente i tempi di percorrenza e la viabilità. Significa portare i servizi in questi centri. Significa, come abbiamo fatto in maniera simbolica, scommettere sulla innovazione, la ricerca, che si possono portare polverizzando le distanze anche all'interno. Su questo, ed è un tema che ha molto a che vedere col PNRR, visto che l'abbiamo individuato come progetto bandiera, insistiamo tanto sul progetto di Einstein Telescope a Lula, nella miniera di Sosenatos, tra Regione e Governo mettiamo in campo risorse importantissime, ma siamo convinti che possano attivare un volano eccezionale non solo di investimenti e quindi ad alta occupabilità nell'immediato, ma anche nella prospettiva un arrivo di ricercatori, un movimento interessante di persone, di capitali umani ed economici che possono rilanciare tutto quel comparto di zone interne. Vi sono poi delle filiere, lo richiamava anche Alessandro Resu, che vanno rivitalizzate, che hanno nei piccoli centri una risorgiva perenne di cultura, tradizioni che possono diventare economia e sul uh, fatto dell'economia, della cultura, della tradizione che si sposa bene da, da Cerniera al, all'impianto turistico che vuole vincere la stagionalità e eh, l'immagine di una Sardegna bella solo per le sue coste, che sono senz'altro bellissime, ma che hanno dietro di loro un retroterra che è fatto di cultura, tradizioni eh, materiali e immateriali che possono essere oggetto di un grande piano di valorizzazione. Terzo e ultimo pilastro di questo investimento che la Regione mette in campo è un grande piano di valorizzazione della civiltà nuragica. Perché? Perché è una civiltà che ha saputo esprimere un quinto del patrimonio archeologico d'Italia, che è il paese che ne ha di più al mondo, e che è stata obliterata per lunghissimo tempo. È la rete della civiltà nuragica è una rete diffusa in tutto il territorio regionale. Eh, soltanto le strutture architettoniche complesse come i nuraghi, che venivano edificate 1500 anni prima della fondazione di Roma, eh, sono oltre 7.000. Tra quelli censiti, ma abbiamo pozzi sacri, abbiamo eh, certamente eh, le Domus de Janas che sono prenuragiche, quindi un immenso patrimonio che può costituire un attrattore culturale e turistico di primissimo livello e che può innescare. Un'economia virtuosa che consenta di generare professionalità che devono permanere all'interno anche del, dell'isola e nei piccoli centri. Speriamo di riuscirci, Presidente, perché sono vent'anni che proviamo a valorizzare, forse anche 30, forse anche 40, che proviamo a valorizzare questo patrimonio ma non ci riusciamo ancora benissimo. Eh, leggevo prima una, immagino che sia, c'era solo il cognome, immagino però sia una donna, eh, diceva ma come faccio io a sapere, non sapevo nulla di questi bandi, come fanno le donne a sapere che ci sono queste opportunità? C'è un problema di comunicazione, eh, Giorgio, nel, che riguarda anche la far conoscere, eh, far conoscere cosa c'è dentro questo, questo piano. Hm? Beh, noi abbiamo cioè, il portale Italia Domani che ha... Ecco, tutti diciamo i quali sono, sono i canali, no? questa, questa donna dice, ma se io voglio, voglio sapere, questi, voglio, voglio entrare dentro e capire... C'è cioè, il portale sono... Italia Domani, poi ci sono i social del, appunto, di, del portale Italia Domani, poi ci sono i siti dei singoli ministeri che hanno tutte le informazioni, per esempio nel caso specifico del... Della domanda in questione, forse il Ministro Bonetti può spiegare nel dettaglio come eh, reperire tutte le informazioni necessarie. Ma, eh, innanzitutto, io credo che la domanda sia molto interessante e, e, e la rilancio anche in un modo più sistemico. Sul tema in particolare del PNRR, io credo sia molto utile il sito D'Italia Domani perché dà una visione complessiva e, e puntuale. Sul per esempio il tema dell'imprenditoria femminile eh, è un bando che è stato eh, messo in campo attraverso un'azione sinergica con il Ministro Giorgetti, ha avuto già risposte molto, molto ampie e eh, tant'è che devo dire che ci siamo detti che. Eh, la risposta così forte significa che lì è uno dei terreni nel quale dobbiamo investire e continuare a investire, tra l'altro, in una delle, delle azioni del Per quanto riguarda la certificazione per la parità di genere, eh, in realtà siamo in una fase ancora eh, pre-attivazione perché Accredit deve sta terminando eh, diciamo il coinvolgimento degli enti certificatori. A quel punto daremo conto eh, di una diffusione diciamo, di, 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 dell'inizio di questa pratica di certificazione anche attraverso poi tutte le, eh, le reti. In generale, però, è vero che i cittadini chiedono e hanno ragione a chiedere maggiore trasparenza. Eh, non parlo del PNRR, ma penso so, al tema dell'assegno unico universale che ha cambiato completamente l'UEFRA. Eh, abbiamo lavorato tanto. Eh, vedo il senatore qui in prima fila proprio anche per dare conto di una eh, come dire eh stabilità e chiarezza di informazione, abbiamo cercato di farlo attraverso il sito dell'Inps, certamente oggi servono dei luoghi, delle piattaforme su questo stiamo lavorando, che permettano ai cittadini e alle cittadine di accedere uno dei punti del Family Act è proprio questo cioè creare un meccanismo, quindi un luogo che sia anche una app una, una piattaforma che aiuti e sostenga le famiglie, per esempio ad accedere a tutti quelli che sono gli strumenti, così come, ed è uno dei punti previsto, dei all'investimento sull'imprenditoria femminile creare una condizione rete di comunicazione per cui è uno degli obiettivi previsti dal piano anche sul tema dell'imprenditoria avere come dire, un luogo un hub di riferimento che aiuti le imprenditrici chi è già nel mercato del lavoro chi vuole entrare a capire come entrare quali sono le procedure a sostenere e questi fondi del PNRR hanno una positività perché non solo finanziano le imprese, ma c'è un accompagnamento, una procedura che si chiama mentoring, che, rispetto al quale appunto le donne sono anche accompagnate nel costruire questo percorso. È importante eh, farlo, soprattutto in quei settori nei quali magari l'informazione è un po' più in basso. Se mi posso permettere, rispetto a quello che diceva il Presidente della Regione, per esempio sul tema del telescopio Einstein, del progetto Einstein, il quale io davvero credo che possa essere per questa Regione un volano straordinario di rilancio che sfrutta anche, come dire, una. Come dire, un elemento geologico particolarmente opportuno di, di, di questa regione, ecco, questo sarebbe per le donne sarde un luogo fondamentale perché ci sono tante competenze femminili scientifico-tecnologiche che possono essere. Diciamo messe in campo e far diventare la Sardegna un luogo di attrazione di ricercatrici e di ricercatori che quindi possono diventare, insomma, eh, trovare qui una prospettiva anche di vita. Quindi eh, credo che sia davvero un progetto sul quale tutto il paese deve essere impegnato oggi per portarlo a termine. Grazie, Ministra. C'è eh, la... una domanda dal pubblico, sì, prego. Eh, buongiorno, sono dell'Associazione Culturale Emos. Eh, la nostra domanda è sapere se eh, per la Sardegna sono destinate solo questo miliardo e due dei 280 miliardi oppure ci sono, se ci spettano altri miliardi eh, che diciamo riguardano altri progetti che possiamo presentare noi in Sardegna. Perché eh, equitariamente per la demografia ci rispetterebbero 6 miliardi e 600. Ehm, Alessandro, eh, Aleso? Eh, assolutamente no, eh, eh. non è limitato quel miliardo e due che si limitava a descrivere. Eh, i progetti puntuali sulle infrastrutture su cui è già stata fatta un'assegnazione. Ad essi bisogna aggiungere, per esempio, tutti quelli eh, sull'istruzione della ricerca, ma anche tutti quelli di tutte le altre missioni, i progetti relativi ai eh, bandi, quindi relativi all'agricoltura a tutto quello che riguarda l'agricoltura, naturalmente tutto ciò che riguarda il digitale, altri fondi eh, sulla ricerca e. Non l'abbiamo toccata all'interno di questa trattazione, ma ha grandissima importanza il tema della sanità territoriale, naturalmente, su cui ci sono le competenze specifiche della regione e su cui il, mm, su cui il PNRR fornisce delle risorse importanti sia per la sanità di prossimità sia ovviamente per la telemedicina. Quindi eh, invito sempre a considerarlo in questi termini. Allora, siamo partiti nel eh, 2021 è partito eh, questo lavoro che si è dato. Eh perché se no non poteva partire, eh, perché se no non c'era la fiducia comune europea. Si è data delle tappe e delle scadenze. Queste tappe e queste scadenze ci porteranno fino al 2026 con il PNRR e con eh, il fondo complementare al PNRR. Nel mentre abbiamo eh, la programmazione eh, delle risorse europee, e il fondo per lo sviluppo e la coesione, dobbiamo considerare tutti questi aspetti e naturalmente. E seguire eh, queste, uh, queste progettualità e questi bandi eh, che vanno avanti. Poi alcuni temi ehm, diciamo, esulano in parte, solo in parte dal PNRR perché ci progettano ancora più in là nel futuro. Eh, mi ha fatto molto piacere ehm, sentire citato così tanto il, il progetto Einstein Telescope, che è veramente una delle grandi imprese scientifiche mondiali eh, ed europee. E, quel progetto ha una scansione temporale ancora più in là rispetto ai tempi del PNRR e agli stessi tempi eh, della programmazione eh, dei fondi FSC, per esempio. Quindi ciò significa che eh, il governo supporta pienamente quel progetto e lavora assieme alla regione ehm, ed è anche disposto a lavorare a, a livello diplomatico, poiché dovremo realizzare un'importante campagna di consenso verso eh, altri paesi europei, considerando che esiste un sito concorrente che non ha le stesse caratteristiche geologiche e scientifiche di quello sardo, ma si trova in una terra di confine tra eh, il paese e eh, il paese. Che ha presentato la candidatura i Paesi Bassi, che hanno peraltro una tradizione eh, scientifica di tutto rilievo, anche se non dispongono di un centro di ricerca straordinario come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ha una storia eccezionale per il nostro Paese e per il mondo, ma poi è una zona di confine col Belgio e la Germania, quindi questo aspetto diplomatico è molto importante. Ma poi eh, in, un in un grande progetto del genere occorre predisporre un dossier di candidatura e questo dossier di candidatura dovrà evidenziare con un forte concorso eh, delle attività dal basso della regione e anche del, del territorio coinvolto gli spillover e i vantaggi per tutta l'area e anche le possibilità ulteriori di infrastrutturazione di quell'area. In questo modo poi ci presenteremo tra il 2024 e il 2025 ehm, sufficientemente forti da a riuscire eh, a vincere quella partita, che poi avrà un momento di costruzione dal 2027 in poi fino agli anni 30 del prossimo decennio, insomma, eh, esistono progetti che ci proiettano talmente tanto sul futuro che ci costringono a pensare al futuro e anche a pensare oltre l'orizzonte del PNRR. Mentre il PNRR è fatto di questo calendario che Mese dopo mese, semestre dopo semestre richiede la nostra attenzione. Progettuale continua e naturalmente di rafforzare questo lavoro di comunicazione su tutte le opportunità presenti per il territorio. Questo è importante. Alessandro Riso ha anche risposto a un'altra delle domande che chiedevano in cosa è diverso, perché stavolta dovrebbe essere diverso. No? Credo che ecco, questo, questo Beh, strumento in parte, sia. In parte sì, è così, e anche perché appartiene a tutto il Paese perché questa volontà di collaborazione. Che Il governo nazionale, le regioni hanno per esempio sperimentato anche nell'attuazione della campagna vaccinale è davvero un bene prezioso che poi è passato al PNRR. E perché non appartiene sicuramente a nessuna eh, forza politica di per sé, ma appartiene realmente a tutto il Paese. Eh, vorrei coinvolgere anche il ministro Garavaglia, anche perché si trova in una delle regioni che a quanto pare sono sognate, desiderate in questa estate 2022 dopo la pandemia come diceva lei, Ministro, la gente ha tanta voglia anche di mare, di, di aria aperta e di, di, di aria eh, buona come quella che c'è in Sardegna. Addirittura vedevo che siamo nella top ten mondiale con due località, Villa San Teodoro. Eh, siamo nella top five nazionale, addirittura con tre località in Sardegna. Ma eh, ovviamente abbiamo un problema. Eh, lei l'accennava prima: no? parlava di sostenibilità, quindi eh, noi la chiamiamo allungamento della stagione. Un Termine forse eh, che, di sintesi giornalistica, non bellissimo, e eh, infatti eh, uno dei nostri, una delle persone dal pubblico chiede come si fa a evitare che il turismo sia solo mordi e fuggi, come impedire poi ulteriori cementificazioni, eccetera, eccetera. Bisogna intercettare questa nuova figura del turista, questo è il concetto chiave. Eh, Innanzitutto analizziamo quello che sta succedendo. Già quest'anno la stagione in Sardegna è iniziata a maggio e finisce a ottobre, quindi è già più lunga. Quindi si è già capito che si può fare. Quindi sta già entrando un po' nella mentalità questa enorme opportunità di avere una stagione più lunga. Ma a parte, per amor di Dio, novembre è sempre un mese un po' particolare. Ma vogliamo togliere novembre, ma tutti gli altri sono buoni. Poi è buono, è buono anche novembre. E spiego perché. Si tratta appunto di intercettare la nuova figura del turista, cioè far conoscere questa Italia cosiddetta minore, che è minore solo perché è meno conosciuta, in quel senso minore e basta. Eh, C'è un dato interessante: l'Università Cattolica lo scorso anno ha fatto, ha fatto uno studio sulla conoscenza dell'Italia da parte degli italiani. Bene, è un pugno nello stomaco. Gli italiani, gli italiani conoscono pochissimo l'Italia. La Sardegna è conosciuta dagli italiani solo per nome, cioè sanno che si chiama Sardegna, dal 47%. Arriviamo al 60% della Basilicata, ma lo stesso Veneto e Toscana, regioni turistiche per eccellenza, c'è un 18% che le conosce solo per nome. Però se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, è una enorme opportunità. C'è un italiano su due che se solo gli spieghi bene che meraviglia c'è in Sardegna, ci viene e non necessariamente luglio-agosto che è già pieno così, ma soprattutto quando te la godi meglio, nella, nella, nelle stagioni intermedie. È questione di conoscenza, di far conoscere e di, e di organizzare questa promozione. E su questo noi abbiamo degli strumenti, nel PNRR abbiamo circa 100 milioni di euro per le agenzie di viaggi tour operator, per la digitalizzazione, perché anche lì deve esserci un salto in avanti. Oggi uno non va più a comprare la Sardegna dall'agenzia di viaggio con il volantino. Queste cose qui succedevano dieci anni fa. Oggi è tutto completamente diverso e quindi bisogna adeguare anche l'offerta degli operatori. Poi c'è un tema su cui stiamo lavorando insieme alle regioni che è quella del, della, dei media, della cinematografia. Abbiamo fatto un protocollo con Netflix, giusto per dare un esempio. E l'importanza delle produzioni per far conoscere. Eh, certe realtà è, è, è fondamentale, è una bomba atomica. E poi c'è questa Sardegna interna su cui dobbiamo lavorare insieme, ne abbiamo parlato spesso con il presidente Solinas. Ci sono delle opportunità pazzesche. Eh, faccio due esempi: eh, c'è un comune, Rocca Vignale, che ovviamente non conosce nessuno, in provincia di Savona, bene. e lì c'è un BB. Che cosa fa questo BB? Eh, noleggia motociclette. Allora, tu ti vengono dall'America, dal nord Europa, così non devo portare la motocicletta, tanto il modello è quello lì. Certo. No, non faccio pubblicità, ma sappiamo che, che basta che non gira, vede che moto vengono usate e te la trovi lì e non devi fare tutto il casino di venire con la moto. E giri. Eh, L'altra volta, due settimane fa, ero in Basilicata per un bel evento sul cicloturismo. E anche qui la Sardegna si presta enormemente. Oggi c'è questa fantastica cosa che io chiamo la macchina del tempo, la bicicletta assistita. La chiamo macchina del tempo perché ho 54 anni, ne ho 24, mi ha tolto 30 anni. E Però la macchina del tempo ha allargato enormemente la platea di persone che vanno con la bicicletta, e questa è una grandissima opportunità. E lì, quando sono andato in Basilicata, c'era un americano che vende pacchetti agli americani di cicloturismo a 15.000 euro a persona alla settimana. Chiaro? E vogliamo dire che in Sardegna non ci sono le stesse opportunità? Ci sono, è solo questione di organizzazione, di promozione e di far conoscere queste bellezze che abbiamo. In quel senso il Ministero con le regioni sta facendo proprio delle azioni mirate che vanno in questa direzione. Grazie Ministro anche per la sintesi. Eh, c'è un'altra domanda interessante ehm, che ripropone anche mh, due osservazioni che sono state poste sia dal sindaco Truzzu che dal presidente Solinas. Eh, Bando Borghi, un comune senza risorse proprie per affidare incariche a consulente, ha dovuto impegnare i propri uffici in maniera totalizzante. Come si vince la sfida PNRR senza il necessario supporto? Sindaco e presidente dicevano c'è difficoltà per la programmazione, non tanto per una città grande come Cagliari, che ha. Tanto, tanto personale, eh, ma eh, i piccoli comuni hanno questa difficoltà di programmazione, di progettazione e c'è sempre un po' questo male, forse un po' della burocrazia italiana che ci portiamo sempre un po'... Ecco, quindi non so chi vuole rispondere, forse... Eh... Se vuoi inizio io. Sì. Ah, sì. Io, la riflessione che farei è questa, che se avessimo regole un po' più semplici sarebbe meglio per tutti, nel senso che ovviamente... Ognuno di noi amministrando quotidianamente si scontra con un sistema che anche per il, PNR, il PNRR non è così semplice, è sempre un po' uh, farraginoso. L'altro ragionamento che voglio fare è che la sfida che hanno tutti i sindaci credo che dobbiamo fare anche estrema attenzione perché noi abbiamo oggi tutta una serie di risorse con investimenti importanti che sono ovviamente scadenzate nel tempo, come diceva prima Alessandro Aresu, e però c'è anche l'ordinario. Attenzione, le amministrazioni locali non hanno da fare solo l'australiano del PNRR, hanno anche da garantire i servizi quotidiani perché le buche vanno tappate, la spazzatura va ritirata, le scuole vanno aperte, i disabili vanno assistiti, gli anziani devono essere eh, nella, nelle case di riposo. Quindi c'è tutto un sistema che, che va comunque eh, eh, gestito. In una situazione in cui io lo dico, c'è anche una grande opportunità per tutti di lavoro, per i giovani, però poi. I giovani devono avere la capacità di studiare e di partecipare alle selezioni perché sui bandi che tutti stiamo facendo si stanno avendo a livello nazionale, abbiamo visto i famosi bandi del ministro Brunetta che hanno portato un'iniezione uh, un di personale ma che è nettamente inferiore a quella di cui abbiamo bisogno. Io cito sempre due dati, uh, come comune di Cagliari dovevamo avere se non sbaglio con il uh, bando di Brunetta 14 persone e forse ne abbiamo trovato 5. Eh, quando abbiamo fatto recentemente i bandi per React per eh, alcune figure professionali, 60 ammessi alla prova scritta, 67 ammessi alla prova scritta, dovevano fare solo un quiz a crocette, si sono presentati in tre. C'è anche una difficoltà del personale. Considerato, ho, detto, ho utilizzato l'altro giorno la, il, il paragone del, dell'automobilismo, no? non è che noi, noi stiamo facendo un gran premio, però... Non, ci sono le Ferrari, ci sono le, eh, eh, le Williams, non è che noi abbiamo l'Alfa Tauri, noi stiamo facendo il Gran Premio col Bandino perché abbiamo la difficoltà di affrontare lo straordinario, l'ordinario e avere una riduzione delle risorse del personale che per gli enti locali negli ultimi dieci anni sono diminuite del 20%. Eh sì, vedo insomma i sindaci che, molti sindaci che annuiscono. Perché, questa insomma, poi è la realtà no? che eh, tutti gli amministratori si, si trovano ad affrontare ogni giorno. È eh, una domanda? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Eh, Caterina Cocco, della CGL Sarda. Eh, la mia domanda vorrebbe essere questa, intanto parto da quello che si è detto anche poco fa: il PNRR è un progetto molto ambizioso, però parliamo veramente da situazioni differenti enormi. E Questo partire da, eh, in modo così differente vuol dire essere estremamente penalizzati e la tempistica non ci, darà senz non ci dà senza dubbio l'opportunità di, di raggiungere degli obiettivi mh, ottimali. E soprattutto quel lavoro di ricucitura che diceva prima eh, dottor Aresu è che è fondamentale. È, è, è estremamente difficile da fare qui in Sardegna perché eh, l'esperienza anche di programmazione e di progettazione associata degli enti, noi abbiamo 377 comuni, oltre, sotto il, oltre, più di 200 sono sotto i 2500 abitanti, quale potenziale eh, organizzativo e amministrativo esiste ma anche quale capacità di programmazione, di progettazione eh, per fare i bandi, i piccoli comuni hanno forti difficoltà, non solo il comune di, Quarto, di Cagliari ma anche il comune di Cagliari comunque ha le sue difficoltà. Che sappiamo che sono tanti i problemi. Quindi c'è bisogno veramente di fare questa ricucitura, ma è difficile da fare. E la paura è che non si riesca a prendere questo treno, eh, perché bisognerebbe partire dai bisogni che noi abbiamo nei territori, nei comuni, la capacità di progettare in modo associato. E ci sono esperienze fatte con i fondi europei no, di programmazione territoriale però ancora che stentano anche lì perché anche lì abbiamo la difficoltà delle risorse umane oltre che della, della programmazione. Quindi la domanda è questa. Riusciremo a ottenere questi risultati e che cosa pensa di fare il governo? Intanto partire anche da delle, forse dei, degli input normativi che riescano a darci di, a garantire delle risorse oppure partendo anche da, da norme che tutelino il lavoro, per esempio, che tutelino risorse per i territori più svantaggiati, magari anche con un tempismo un po' più lento. Insomma, come si può recuperare se non ce la facciamo? Alessandra, se vuole dire lei qualcosa su questo? Poi direi anche il Presidente Arpeggione magari. Sì, io direi ehm, collegherei anche questo a diverse domande che vedo sul tema delle semplificazioni. Allora, eh, da un lato, per la, noi siamo... All'interno di un calendario che per quanto riguarda il PNRR non ha dei margini di negoziabilità. Quindi quello lo dobbiamo, eh, lo dobbiamo considerare, diciamo. È quello. E veniamo da una stagione complicata da diversi punti di vista, no? una stagione ma direi anche a livello europeo di generale disinvestimento in alcuni ambiti come quello eh, delle infrastrutture, per esempio, e poi quello che è stato ricordato prima anche dal Sindaco. Eh, il, le conseguenze del blocco del turnover eh, e anche sulle, sulle capacità degli enti locali, quindi dobbiamo essere consapevoli di questa situazione e io ho parlato di ricocitura proprio perché c'è la necessità di modulare alcuni aspetti in relazione al PNRR e altri aspetti in relazione agli strumenti tradizionali eh, di finanza pubblica e altri strumenti di programmazione. In più, dentro questo percorso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo apprendere da quello che avviene nel territorio, per esempio, ehm, il, per il governo il confronto con l'ANCI che è avvenuto a Parma eh, l'anno scorso era stato di particolare ehm, utilità anche per poi intervenire con, eh, con alcuni strumenti eh, richiesti dai sindaci. Quindi questo, questo confronto deve andare avanti costantemente anche attraverso un lavoro sulla gestione e sull'organizzazione del lavoro e della burocrazia. Vedevo appunto tutte queste domande sulle semplificazioni. I ministri possono testimoniare quante volte sono stati eh, convocati per dei consigli dei ministri con all'ordine del giorno dei decreti sulle semplificazioni. Noi produciamo questo eh, insieme di norme eh, per semplificare, poi queste norme vanno attuate, vanno portate dentro la vita e la cultura dell'amministrazione affinché eh, dispieghino pienamente i loro effetti. E in questo percorso, eh, diciamo, alcune parti dell'amministrazione che sono impegnate in dei processi autorizzativi che poi per una serie di ragioni riteniamo ridondanti potranno occuparsi di altri aspetti eh, della, della progettualità e effettivamente anche descrivendolo in questi termini è una sfida ambiziosa e complessa e proprio per questo richiede un'azione di apprendimento continuo, io credo su quali siano le esigenze eh, su cui concentrarci quali siano gli elementi su cui eh, semplificare eh, ulteriormente e naturalmente essere anche in grado di canalizzare delle risorse, e delle ambizioni dei giovani nella pubblica amministrazione è importante, nel mio piccolo... Nell'ultimo decennio ho collaborato col governo italiano la prima volta nel 2013 alla presidenza del Consiglio dei Ministri e da poco ho cominciato a vedere delle, delle facce nuove no? nuove persone che arrivano eh, nell'amministrazione, persone finalmente più giovani di me, e, il, e quindi dei ventenni che decidono di eh, intraprendere anche eh, questa carriera. Questo è molto prezioso. e quindi bisogna continuare, eh, continuare su questa strada e apprendere costantemente senza alcuna superbia Ecco Presidente Solinas, forse anche la regione può diciamo, mh, giocare un ruolo in questo no? di, di, serve sicuramente una concordia anche istituzionale no? a vari livelli dalla regione fino ad arrivare ai comuni per poter portare avanti eh, e portare a casa il risultato come diceva Caterina Cocco la preoccupazione espressa dal sindacato è una preoccupazione ampiamente condivisa. Anche io, nel, nel mio primo intervento, ho sottolineato come la scelta ambiziosa di far venire dal basso eh, molte delle istanze con dei bandi riservati ai comuni avrebbero creato il tema per tutti quei comuni che, dovendo gestire l'ordinario, essendo sottodimensionati come personale, non hanno strutture che possano gestire in maniera. Eh, così pronta e in tempi così ristretti questa, questa sfida. La Regione sta eh, tirando su una cabina di regia nella quale vuole coinvolgere, oltre che i comuni, le università, in maniera tale che ci sia l'opportunità di uno strumento di supporto ai comuni nella fase proprio della progettazione e di supporto nella fase di presentazione delle domande, che può essere un valido strumento. È chiaro che si tratta di una frangente, di una congiuntura talmente eh, vitale per eh, tutto il Paese che nessuno può restare escluso e quindi il coinvolgimento deve essere il più ampio possibile. Deve far parte delle parti sociali, del, dei datoriali, di tutti, che, tutti gli stakeholders che comunque operano nella, nella società sarda di questo momento. Eh, vorrei fare una piccola sottolineatura eh, in conclusione su quello che riportava anche adesso Alessandra Reso, cioè sull'esigenza delle semplificazioni. Eh, molte volte purtroppo questo paese eh, produce troppe norme, cioè il nostro problema non è fare più leggi e farne meno e probabilmente avviare una fase di delegificazione forte, perché è bellissimo eh, il progetto portato avanti dal Ministero del Turismo che investe sull'ammodernamento, il rilancio competitivo delle strutture turistiche, però io credo che tutti i sindaci, gli operatori che sono qui in sala sappiano cosa significa ottenere un'autorizzazione per poter anche solo rivedere l'assetto delle camere in un hotel o dotarle di servizi. Eh, faccio un esempio, nella tradizione edilizia di questa nostra isola i bagni erano particolarmente sacrificati, oggi che il modello di riferimento è quello internazionale, eh, si avrebbe bisogno di spazi molto più ampi, ma quegli spazi fanno cubatura. E questo vale per le hall degli hotel, vale per i servizi, vale per una serie di argomenti che non possono essere affrontati entro un cronoprogramma rigido se non ci sono degli strumenti normativi chiari che limitino da un lato la paura della firma dal parte del funzionario, perché oramai siamo entrati anche in una fase nella quale la dilatazione penalmente rilevante in materia edilizia è enorme. E dall'altra che mettano gli operatori nelle condizioni di poter competere in maniera paritaria sul livello globale dove vi sono oramai dei players veramente agguerriti. Questo chiaramente non significa snaturare eh, delle qualità che noi abbiamo e che non vogliamo mettere in discussione in termini di sostenibilità ambientale, in termini di limitazione del consumo di territorio, in termini di rispetto del paesaggio. Però oggettivamente. Credo che eh, questa potrebbe essere l'opportunità di far sedere a tavola il buon senso e rivedere complessivamente un assetto di norme che troppo spesso impedisce che questi grandi finanziamenti possano aver gambe. Eh, sindaco, si chiedeva prima a qualcuno le opportunità date dal PNR per il porto di Cagliari, che cosa succederà? Porto è, possiamo scorrere un pochino? Nel rapporto e turismo. Porto Porto... Ah, il porto di Cagliari, come sapete, è, è interessato porto. da un intervento di riqualificazione importante che prevede la costruzione di sette nuove banchine all'altezza del Porto Canale. Con uh, l'ipotesi, ma la volontà di trasferire tutto il traffico merci, tutto il traffico RORO, -ro, il traffico passeggeri verso uh, il uh, Porto Canale, diciamo il lato Porto Canale, e in questo modo. A liberare tutto il fronte portuale per il turismo da diporto, quindi il, il futuro oh, di, quella, di quello spazio della città che si affaccia poi sui quartieri storici da una parte stampaccia dall'altra dall marina sul municipio e sulla via Roma è quello di avere una trasformazione complessiva in, in, in chiave turistica. Come sapete più volte ho detto che una delle sfide della città è quella di riavvicinarsi al mare perché siamo una città circondata dal mare, dallo stagno, dalla laguna e paradossalmente non abbiamo un lungomare degno di questo nome, o comunque non abbiamo spazi pubblici dove poter vivere il rapporto con, uh, con il mare. Quindi, l'obiettivo, il progetto è quello di partire dall'area dall del porto, proseguire con Bonaria a Susicu, che già ha avuto uh, in quest'ultimo anno una prima trasformazione che deve essere sicuramente completata, e poi l'arrivo, ovviamente, a Sant'Elia, come dicevo prima, dove. L'obiettivo è quello di creare un grande parco sportivo e culturale a disposizione del, dei nostri concittadini e dei, e dei turisti. Quindi questa è la, è la prospettiva complessiva. Aggiungo, come molti sanno, che è, a breve verrà presentato anche dall'architetto Boeri il progetto per la riqualificazione della, di Via Roma e di Piazza Matteotti e stiamo ragionando con la sovrintendenza, con la regione con l'autorità portuale per una sistemazione complessiva di tutta l'area a fronte via Roma e consentire insomma, di non vedere non so in quali tempi ma evitare che per passare dal, dalle viuzze della marina al, per chi conosce la realtà cagliaritana ovviamente al porto non si debba affrontare 14 corsie di auto che mi sembra non sia il modo migliore per avvicinarsi al mare Va bene. Grazie. È terminato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio i ministri presenti, il sindaco Truzzo, il presidente Solinas, Alessandro Aresu e Gidi Angela. E proprio perché avete chiesto come informarsi sui bandi c'è eh, il portale Italia Domani con tutti i profili social. E, mh, Abbiamo lanciato da aprile una newsletter a cadenza bisettimanale con le principali novità, con i bandi in uscita. Per cui potete iscrivervi anche tramite l'applicazione se volete restare aggiornati. E proseguono anche i nostri dialoghi, i prossimi saranno a Perugia il primo luglio e l'otto luglio ad Aosta. Grazie a tutti e. Grazie.